Salve a tutti ragazzi, rieccoci qua sul tubo. È il giorno della partita, è domenica e stasera Inter-Napoli. Stasera Inter-Napoli, si ritorna sul tubo. Stasera Inter-Napoli. Ragazzi, come ho detto ieri, lo stesso video che ho fatto ieri. Bisogna vincere, bisogna vincere. 3 punti. E occhio perché la squadra adesso, giustamente, per la sconfitta di Madrid, la squadra è un po'. È un po' giù. Poi questi gufi tutti belli usciti dai tombini che fanno questi posti, tutti di qua e di là. Lautaro è scarso che sbaglia di qua e di là. Lautaro ti scaccola. Mi scaccola come Sarri. E che si è dimesso. Adesso sono tutti giù, dicono anche un po' che Lautaro è un po' giù di morale, cercano di. Non lo so, sono cose che dicono, che scrivono, che girano, però vabbè. Quindi noi tifosi dobbiamo essere uniti, dobbiamo fare in modo che la squadra non si butti giù. Mi hanno invitato anche a vederla e quindi dovrò stare anche pure in mezzo ai gufi. Quindi, allora, noi tifosi dobbiamo fare di tutto. Chi allo stadio deve cantare, deve fare di tutto per fare in modo che la squadra non si butti giù. I giocatori devono anche capire, anche Inzaghi deve essere bravo in questo, che c'è una seconda stella da conquistare. C'è una seconda stella. C'è. Stava cadendo il cellulare. C'è una seconda stella da conquistare. E che questa non è una stagione fallimentare di non stare dietro ai gufi rosiconi giornalisti, ai zazzaminchia, a tutti i minchioni che fanno giornalisti ma non capiscono un cazzo di calcio. Quindi, ragazzi, testa alta e andare. Punto. Battere su Napoli che ha rotto i tre quarti di minchia dicendo che hanno goduto bellissima perché hanno goduto che la nostra sconfitta è il Barcellona. Ma chi cazzo vi caga? Ma chi cazzo vi ha mai cagato? 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 Quindi dobbiamo scendere in campo, fargli capire che siamo superiori, perché loro come Roda sono superiori, ma noi abbiamo fatto una stagione grandissima e loro invece hanno fatto una stagione così, una stagione che sinceramente, come ripeto, ho detto in un altro video, a inizio stagione, le prime partite già potevano scucirsi il tricolore e buttarlo via. Quindi quello, ragazzi. Stasera entrare in campo è tosta, è razzolare, razzolare, punto. Razzolare, entrare, razzolare. Questo. Quindi, questo ragazzi, punto. Entriamo e vinciamo, punto. Entriamo e vinciamo, andiamo a vincerla, punto. Ragazzi, andiamo a vincerla, punto. Così, poi. Se vincerà il Napoli ci sta perché giustamente magari i ragazzi sono un po' giù, però noi dobbiamo fare in modo, noi e anche i giocatori devono fare di tutto per zittire i rosiconi, per far rientrare nei tombini i rosiconi, perché c'è una seconda stella da conquistare, c'è una seconda stella che non è ancora arrivata. Prima arriva è meglio, ragazzi. Forza Inter, tutti uniti verso questo obiettivo. Che verso questo obiettivo che non è ancora arrivato, che deve ancora arrivare, deve ancora arrivare. Io in matematica non sono mai stato un fenomeno, però se può esserci anche meno 200, ma se la matematica non ha detto la sua opinione, dato che la matematica non è un'opinione, dato che la matematica non ha dato l'ok, ragazzi, così. Adesso mi stanno arrivando le notifiche che la mia ragazza mi sta mandando
che il cugino che è andato a Torino a vedere la Juve. Ma che cazzo me ne frega a me! Ma che cazzo ce ne frega a noi? Come diceva Donato Inglese, hai detto, ma che me ne frega a me, che ce ne frega a noi? Forza Inter, ragazzi!